Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi parleremo dello Z10, ma non parleremo della sua struttura, del software, dell'hardware, perché sinceramente YouTube è piena di video guide e soprattutto anche se messi a confronto con il Samsung, il 4S o l'iPhone 5. Quindi potrete tranquillamente andare a vedere da lì le reali differenze che sussistono con gli altri smartphone. Non faremo altro che prendere il nostro Z10 e inserirlo all'interno della nostra infrastruttura informatica. Quindi quanto visto in passato per l'Android e quanto visto per l'iPhone lo rifaremo all'interno della nostra infrastruttura informatica, lasciando decidere a voi se questo smartphone va bene per le vostre esigenze o meno. Buona visione. Eccoci qui con il nostro Z10. Andiamo a configurare direttamente un nostro account di posta elettronica, chiaramente reso possibile attraverso Z Extras, che consente l'utilizzo dell'Active Sync all'interno di Zimbra di tipo open source, la Community Edition. Quindi andiamo su Account, andiamo su Email, Calendario e Contatti e andiamo a cliccare su Avanzate. Una volta cliccato su Avanzate, andiamo a cliccare su Microsoft Exchange Active Sync e andiamo a dargli una descrizione univoca. Andremo a utilizzare l'account del nostro collaboratore Tech. Il dominio andremo a definire beable.it. La tastiera effettivamente è stupenda e risponde egregiamente chiaramente alle sollecitazioni delle dita. Nome utente gli andiamo a mettere Tech. Indirizzo email tech@beable.it. La password la oscuriamo. L'indirizzo del server, a questo punto abbiamo la possibilità di utilizzare due metodi differenti. O usiamo l'indirizzo IP interno della nostra rete LAN, cosa che faremo noi, e poi successivamente, se stiamo all'esterno, ci colleghiamo tramite l'ausilio della VPN, o mettiamo direttamente l'indirizzo IP esterno, quello che ci viene fornito dalla nostra DSL, il nostro indirizzo IP statico, e facciamo chiaramente un port forwarding delle porte che ci servono, nel nostro caso è l'HTTPS, direttamente all'interno dell'indirizzo IP del server di Zimbra. Noi utilizzeremo il primo metodo. Utilizza SSL, utilizza VPN, no, push, intervallo di sincronizzazione manuale, periodo di sincronizzazione 30 giorni. Andiamo avanti, vediamo se lo prende, andiamo a continuare. Ok, scegliamo di sincronizzare sia le mail, sia i contatti, sia il calendario che le attività. Andiamo ad effettuare un esegui. E sta effettuando il salvataggio e la verifica delle impostazioni. Ok, continua. Perfetto. Tech è stato correttamente impostato. Eccoci qui, dopo aver configurato l'account per Zimbra, andiamo subito a vedere se la sincronizzazione della posta elettronica ha avuto esito positivo. Quindi andiamo a cliccare su questo piccolissimo pulsante che sta
vediamo se ce la facciamo, eccolo qui, e andiamo a verificare chiaramente la presenza delle cartelle, posta in arrivo, cestino, junk, inviato, eccetera, eccetera. Quindi se andassimo a, sulla posta, se andassimo sulla posta in ricezione, sulla posta in arrivo, vedremo che effettivamente si sta allineando alle email contenute all'interno di Zimbra. È chiaro che non vi stiamo a spiegare come si compone un'email, molto molto semplicemente, e possiamo passare direttamente alla fase successiva. Andiamo ad analizzare l'allineamento degli appuntamenti all'interno del calendario. Andiamo a vedere l'intera settimana e vediamo che si è allineato completamente. L'inserimento di un appuntamento si fa in modo piuttosto intuitivo e consente chiaramente l'inserimento dell'appuntamento direttamente su Zimbra. Non dilunghiamoci in questo, anche perché il tutto è abbastanza semplice e già visto negli altri video. Ok, ultima sincronizzazione da verificare è quella dei contatti, dove in realtà su questo account abbiamo inserito un unico contatto che è Beeble SRL, quindi i contatti si sincronizzano, la posta elettronica si sincronizza e l'agenda si sincronizza. Passiamo chiaramente al testo successivo. Eccoci qui pronti per configurare un altro aspetto della nostra infrastruttura informatica, ossia andremo a inserire il nostro Z10 come client telefonico all'interno di Asterisk. Quindi andiamo prima a creare una nuova extension e successivamente dal BlackBerry World andremo ad installare l'unico SIP client gratuito che esiste, che è il SIP.fm che abbiamo testato. A questo punto andiamo a installarlo. In questo caso è stato già installato e preconfigurato, quindi reso funzionante. Una volta installato andiamo subito a configurarlo. Andiamo in SIP.fm, andiamo nella sezione account e in domain dobbiamo inserire l'indirizzo IP del nostro centralino telefonico. Stessa cosa detta in passato per l'email, abbiamo la possibilità di inserire sia l'indirizzo IP interno, cosa che noi prediligiamo, sia l'indirizzo IP esterno della nostra rete LAN, alla quale puoi fare port forwarding. Però la scelta di inserire l'indirizzo IP esterno di Asterisk e poi fare port forwarding della porta 5060 diciamo è di dubbia utilità e sicurezza. Porteremo chiaramente il nostro Asterisk all'esterno e quindi a repentaglio di eventuali attacchi. Noi preferiamo avere chiusura completa delle porte e accedere all'interno della nostra infrastruttura LAN solo e soltanto tramite VPN. Quindi adesso siamo andato in risparmio energetico, ritorniamo, quindi abbiamo detto indirizzo IP interno del nostro centralino, username abbiamo creato un 300, password, vabbè, una password molto molto stupida, e poi register. Andiamo a cliccare su save, possiamo però precedente andare anche a vedere la sezione advanced che non è stata minimamente toccata. E quindi andiamo a verificare in modo tale possiamo avere una panoramica di tutto quello che si può fare all'interno di SIP.fm. Ok, quindi una volta salvato, effettivamente si registra all'estensione e possiamo subito fare una prova, una telefonata. Quindi facciamo subito una prova, andiamo a chiamare il nostro cellulare, il mio cellulare. Eccolo qua. Funziona, quindi la prova della chiamata come SIP client interno ha dato esito positivo.
Ora, l'ultima cosa che ci rimane da fare è andare a creare un collegamento VPN con la nostra sede. Generalmente usiamo l'Open VPN, però qui non è possibile perché semplicemente perché non esiste alcun client di tipo Open VPN, quindi dovremmo in pratica trovare una soluzione alternativa, non molto semplice, per il fatto che il BlackBerry dà come possibilità l'utilizzo di solo poche soluzioni preimpostate ed una chiaramente libera. Quella che abbiamo visto che funziona con il nostro pfSense è la seguente. Quindi andiamo a modificare, facciamo vedere prima il client e le configurazioni da utilizzare all'interno del client, poi faremo vedere la configurazione presente all'interno del nostro pfSense. Quindi Cisco ASA, iniziamo dall'inizio. Indirizzo del server, dobbiamo chiaramente mettere il nostro indirizzo IP del pfSense, o meglio l'indirizzo IP della nostra, indirizzo IP statico della nostra DSL. Tipo di gateway Cisco ASA, tipo di autenticazione la PSK, ID autenticazione come nome di identificazione per il collegamento e una chiave precondivisa. Dopo aver fatto il salvataggio e chiaramente le opportune modifiche che vedremo adesso all'interno di pfSense, il nostro BlackBerry si collegherà in VPN alla nostra sede e potremo vedere i servizi interni alla LAN. Adesso andremo a vedere come configurare sul nostro pfSense, la nostra IPsec, la nostra VPN di tipo IPsec, per far sì che si possa collegare dall'esterno il nostro BlackBerry. Non spenderemo molto tempo perché per andare a considerare la configurazione totale da attuare potreste far riferimento a quella già fatta precedentemente nel video tutorial relativo al collegamento in VPN di tipo IPsec con l'iPhone e l'iPad. Quindi vedremo solo le differenze. Differenza fondamentale è l'utilizzo di una chiave condivisa, dove l'identificatore è stato messo a beable@beable.it e la chiave condivisa, semplice chiave condivisa beable, chiaramente da non utilizzare in modo così semplice, ma utilizzarla molto più complessa. Per quanto riguarda la prima fase, abbiamo fatto una modifica all'interno del metodo di autenticazione affinché possa essere usato solo quello di tipo mutual PSK e negoziazione aggressiva, l'identificatore il beable@beable.it, il resto è rimasto tutto invariato rispetto, come ho detto precedentemente, alla IPsec vista con l'iPad e l'iPhone. Il mobile client è identico al video tutorial visto nel passato. Non ci rimane da analizzare solo la fase numero 2, dove è rimasta praticamente identica al passato. Quindi le uniche modifiche che abbiamo apportato sono quelle della creazione di una chiave condivisa e quella dell'eliminazione della doppia autorizzazione, e lasciando solo il mutual PSK. C'è da dire un paio di cose. In VPN il SIP.fm non funziona, quindi non possiamo assolutamente fare telefonate dall'esterno sfruttando la VPN. E l'altra cosa, diciamo, che ci ha lasciato un po' interdetti è il fatto che non c'è la possibilità di fare autenticazione, come abbiamo visto nei video precedenti, con una user ID e una password, ulteriore chiaramente all'utilizzo dell'identificazione della chiave precondivisa. Quindi questo porterebbe a seri problemi di sicurezza qualora il BlackBerry si dovesse perdere o subire un furto. È chiaro che qualora qualcuno di voi possa trovare delle soluzioni alternative, oppure possa risolvere alcune nostre problematiche, si faccia avanti, saremo ben lieti di far vedere che abbiamo sbagliato.